Sì, è stata una partita dove abbiamo avuto un atteggiamento importante con gran parte di tutti i giocatori, anche quelli che sono entrati. Ci si aspettava qualcosina di più in alcune situazioni da qualche giocatore, però sono contento dei ragazzi perché sono un gruppo splendido e si meritano questo momento. Mister, buonasera. Diciamo che insomma il pareggio era un po' quello che volevate alla vigilia, diciamo che tra l'altro un punto è arrivato senza grande sofferenza perché avete rischiato al primo minuto, sì. Quando è vero che poi c'è stato quel colpo di testa di Ferrari e avete diciamo approfittato dello stato confusionale che in questo momento è il Pescara. Ma il Pescara penso sia una squadra molto, molto forte, con molta qualità. Abbiamo un pochino sofferto il palleggio in alcune zone di campo perché eravamo un pochino pigri con qualche giocatore oggi a avere il morso. E se noi concediamo qualche giocatore per pigrizia, noi facciamo fatica. Però oggi avevamo dei giocatori sotto, da centrocampo a dietro, molto molto attivi, molto attenti e siamo riusciti a portare via un pari. Però si può giocare meglio. Minala deve crescere, è un giocatore che non ha ancora la facilità di passo, però ci sta dando una mano come ce la stanno dando tutti i ragazzi e dobbiamo far meglio alcune cose. Sono un pochino dispiaciuto perché abbiamo concesso questo palleggio e a volte giravamo a vuoto con qualche giocatore, però sono stati bravi gran parte della squadra. Mister, un finale evitabile? Sicuramente un finale evitabile è stato, che però non l'ho visto, quindi mi esprimo male, ho visto un parapiglio dopo, ho visto che un ragazzo che dei miei è dentro col labbro tutto aperto, spaccato, e tra l'altro è anche un bravo ragazzo, un ragazzo del 2001, quindi non capisco nemmeno come possa essere successo, però non ho visto, quindi non mi posso esprimere, ho visto solo lui nello spogliatoio. È stato qualche problema, abbiamo visto l'arbitro dopo l'espulsione d'inizio ancora con un cartellino in mano, c'è stato qualche altro provvedimento, perché non si è capito bene dalla tribuna, nei confronti di vostri giocatori non ci sono stati... No, perché abbiamo visto l'arbitro per più minuti con un altro cartellino. No, penso di no, noi non ci hanno detto niente poi. Il ragazzo che ha preso l'indata era in campo o era in panchina? Era in campo, sì. No, chi era? Brandi, Nunzio. Ma nel centro Rizzo? Ti devo dire la verità e non gli ho neanche chiesto, visto che è lì che gli stanno mettendo i punti, che si è rotto tutto, lì si è staccato proprio, quindi non so cosa... Non so, non gli ho neanche chiesto perché faceva fatica a parlare, poi siamo un altro spogliatoio, non lo so, non so che dire. Mister, come ha trovato il Pescara? Ha trovato un Pescara di qualità, sono sicuro che il Pescara farà un grande campionato, è una squadra importante, per noi essere a pari punti del Pescara è una cosa bella, però il Pescara è una squadra forte. Noi oggi abbiamo concesso 2-3 giocatori dall'inizio e non ce lo possiamo permettere perché sennò facciamo fatica. L'umiltà deve essere una caratteristica, una qualità nella nostra squadra, non può mai mancare. E questa settimana, dopo la bella vittoria col Siena, forse io non sono stato bravo a far capire alla squadra che l'umiltà all'interno di questo spogliatoio deve essere una qualità. Abbinato sì alla consapevolezza dei propri mezzi, però se noi manchiamo di un giocatore nella fase di non possesso, di un giocatore nella fase di possesso, come a tratti è successo oggi, siamo una squadra che può far fatica. Questo ne dobbiamo essere consci e dobbiamo ripartire da lunedì consapevoli che dobbiamo giocare in 11 sempre.